Una buona giornata e bentrovati per questa prima edizione del nostro giornale. Dunque, da ieri c'è una piccola e significativa novità. Diminuiscono il numero dei decessi e dei contagi, lo ha detto il responsabile del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli nel corso della conferenza stampa di ieri. Non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi, i numeri sono minori rispetto a quello dei giorni scorsi e mi auguro che questi possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna abbassare la guardia. Intanto il numero complessivo è arrivato a 5.476. I malati complessivamente sono 46.638. Importante dunque è mantenere queste misure e proprio stamane il Premier Conte in una intervista ad un quotidiano torinese ha detto non vogliamo chiudere il paese, lo chiudiamo a metà, ma è fondamentale rispettare e proteggersi in ogni modo. Ascoltiamo le parole del responsabile della Protezione Civile Borrelli ieri in conferenza stampa. Oggi registriamo 952 guariti in più, numero che porta il totale delle persone guarite a 7.024. Per quanto riguarda l'incremento delle persone attualmente positive di 3.957 persone, il totale attualmente dei positivi è 46.638. Di questi 23.783 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 3.000 in terapia intensiva, pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi registriamo un numero di deceduti di 651 persone. Un commento sul dato molto semplice, poi dopo darò la parola al professore Locatelli. I numeri di oggi sono dei numeri minori rispetto ai numeri che abbiamo dato ieri in controtendenza. Mi auguro e ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia, tenere le misure che sono state adottate, rispettare le indicazioni che sono state date anche nei provvedimenti del Governo. E intanto è entrato in vigore, firmato dal Premier Conte, il nuovo decreto con le nuove misure che lo stesso Premier ha illustrato nella tarda serata di sabato. E tra l'altro moltissime regioni hanno applicato in anticipo alcune misure come quelle del divieto di entrare o uscire dalle proprie regioni senza comprovate esigenze o di lavoro o di salute. Tra l'altro è stato fatto divieto a tutte le persone di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati da una città all'altra. L'obiettivo evidente è quello di evitare le fughe dal sud dopo l'ulteriore stop alle attività produttive. E intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel si trova in quarantena dopo aver incontrato un medico risultato positivo. Evitati gli assembramenti, ma anche la condizione di poter comunque stare con le famiglie. In Croazia, dove c'è stato un forte terremoto, il numero dei casi è salito a 254. Negli Stati Uniti il presidente del Consiglio Donald Trump ha dichiarato lo stato di calamità per la California dopo quelli di New York e di Washington. E veniamo adesso alla situazione del coronavirus per quanto concerne la Puglia. I casi aggiornati dal governatore regionale Michele Emiliano dicono che al momento i casi positivi sono 786. La maglia nera spetta ancora a Bari con 231 casi, mentre nella provincia di Foggia sono 212. E intanto oggi a Cerignano nel Foggiano terminano i lavori di sanificazione dell'intero comune dopo che un esponente che veniva fuori dalla città ha contratto il virus. Sentiamo i dettagli nel servizio. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono arrivati a 12 i casi da coronavirus. Dopo l'agente di polizia municipale a raccontare l'episodio è stato il commissario straordinario del comune Ufantino Postiglione. Si tratterebbe di un consulente non residente nella città ufantina. Si è recato in comune lo scorso 12 agosto e sarebbe stato in contatto con alcuni dipendenti.
proprio il contagiato aveva avvisato il comune della cosa. Nella giornata di domenica e poi quella di lunedì avrà luogo la sanificazione dell'intero immobile comunale e, come prevedibile, i dipendenti venuti in contatto con l'uomo rimarranno a casa in via precauzionale. Come si ricorderà, venerdì scorso nel comune Ovantino c'era stata la sanificazione della città. Mimmo Siena, Speciale News Web 24. Ed eccoci alla pagina sportiva, c'è un'importante novità che riguarda le Olimpiadi di Tokyo. Il Comitato Olimpico Internazionale è propenso a far slittare, ma facendo rimanere nell'arco di quest'anno, i Giochi Olimpici. Per il presidente del CIO, Thomas Bach, ha sottolineato che le vite umane hanno la precedenza su tutto, inclusa anche la messa in scena dei giochi. Pertanto abbiamo reso il nostro principio guida di salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti, e per la prima volta anche il premier nipponico Abe non esclude uno slittamento delle Olimpiadi, purché venga salvaguardata la salute di tutti atleti, giornalisti e pubblico. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale, grazie per averci seguito, ci risentiamo come sempre, ci rivediamo alle 13.30 con la nostra consueta edizione straordinaria di metà giornata. Vi ricordo che tutte le notizie e i nostri telegiornali le ritroverete sulle nostre pagine social, Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per l'attenzione, a più tardi.